Casa Chievo, un'ora di grande calcio, tutta dedicata al Chievo, in diretta tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio Universal. Amici di Casa Chievo, benvenuti come sempre all'ascolto, ma soprattutto il benvenuto in questa occasione la diamo a The Hunter, Fabrizio Cacciatore, benvenuto. Buonasera a tutti. Fabrizio, noi siamo rimasti a quell'emozione di domenica vedendo quella testa fasciata che ha inzuccato la palla, che ci ha fatto tanto esultare e poi è andata come è andata. sono rimasto diciamo con la gioia in gola. Purtroppo era un fuorigioco, quindi è andata male, peccato, perché sarebbe stata una domenica speciale per tutti. Domenica speciale anche perché hai giocato un partitone, diciamolo chiaramente. Sono contento, ma io penso che tutta la squadra abbia fatto una grande partita, abbiamo dimostrato di tenere testa a una grande squadra e forse meritavamo anche qualcosa in più. Dimmi quante migliaia di emozioni ti sono passate dalla gioia di aver segnato al Milan al vedere che il gol non era valido. In quel momento, quando ho visto la palla entrare, me ne sono passate tante in testa. Finalmente pensavo subito al primo gol col Chievo, pensavo subito ai tre punti importantissimi per la nostra salvezza, poi aver segnato al Milan, però poi in 4 secondi è finito tutto. Ricordo, però, no, sì, vai. Sì, no, però dico siamo contenti lo stesso, comunque abbiamo ottenuto un pareggio importantissimo. Allora, gli amici all'ascolto cominciano a farti le domande, quindi io ti leggo i messaggi che arrivano al 349 49 87 63. Questo è subito carino, tra virgolette, dice: ciao mitico Hunter 29, ti sei ambientato bene nel piccolo grande Chievo oppure ti piaceva di più stare nel Verona? Ciao e forza Chievo. No, Chievo sto benissimo, mi sono ambientato, penso che si veda anche alla grande, quindi sono contento. C'è il messaggio di Maurizio che dice: vederti con la testa fasciata mi ha dato proprio l'idea della generosità, dell'eroe. Ti sei sentito un po' così in questa partita? Ma no, dai, diciamo che la testa fasciata era perché comunque usciva sangue, quindi è normale che l'unico modo per tamponarlo era quello, però tanti giocatori avrebbero fatto al mio posto la stessa cosa, ecco, non mi sento un eroe perché ho giocato con la testa passata. Altro messaggio dice: ti era tornato in mente il gol alla Juve e il relativo balletto? Sì, diciamo di sì, dai, e comunque è più di un anno che non facevo gol, quindi in quel momento mi era ritornato in mente. Sicuramente. C'è il messaggio di Virgilio che dice: senti, ma gli attaccanti del Milan sono parsi così scarsi perché siete stati bravi voi oppure che cosa puoi dire di diverso? No, sono stati bravissimi noi, ecco. E che Chievo che c'ha un'ottima difesa, gli attaccanti del Milan sono forti ma noi siamo stati bravi. 349 49 80 763 Augusto vuole sapere che cosa vi siete detti dopo il primo tempo, vista la grande prestazione. Ma siamo detti di continuare così, di continuare a fare come abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo fatto il primo tempo, che il risultato sarebbe venuto. Senti Fabrizio, la prossima partita è quella contro la Sampdoria e io, guardando Wikipedia, vedo la tua foto con la maglia blu cerchiata. Ecco, parlando di Sampdoria, che cosa ti viene da dire oggi? Ma no, niente, è una partita sicuramente importante per noi, perché comunque andare a Genova e cercare di ottenere i 3 punti vuol dire raggiungere, diciamo, la salvezza. Ed è questo. Io mi concentro solo sulla partita, non sul passato che ho avuto con la Samp. Però qui le domande sul passato fioccano. Massimiliano dice: senti, vedendo la posizione dell'Hellas Verona, ti dispiace un po' come sono messi i cugini? Vabbè, non sono ipocrita, certo che mi dispiace, per carità, perché comunque dall'altra parte ci sono compagni e amici che ho avuto. Però io adesso quest'anno devo guardare il Chievo, quindi sono contento della posizione nostra. Allora, qui il nostro Hunter sta diventando un ballerino, perché Andrea dice: da cosa è nata la tua danza molto bella? Perché io ho già imparato i passi. Ah no, guarda, era più che altro era
una scommessa con degli amici, perché loro quando feci dei gol in passato mi dicevano: tu non fai mai niente di particolare, quando farai il tuo primo gol in Serie A fa qualcosa di strano. E la prima cosa che mi è venuta in mente è stato quello. Chissà, magari tra qualche anno ti vedremo ballando tra le stelle. Ecco, tanto qualche giocatore mi sa che c'è già stato, quindi... Fede dice: da qui alla fine giocherete per arrivare nelle prime 10? Vabbè, l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre, di ottenere più punti possibile e arrivare più in alto possibile. Poi speriamo che sia così. Senti Fabrizio, entrare in un meccanismo rodato come quello del Chievo non credo sia stato facilissimo, però oggi a tutti gli effetti credo che ti senti uno da Chievo. Sì, no, è normale, era un gruppo, diciamo, storico, era formato da grandi giocatori ed è ottime persone, quindi inserirsi non era facile, ma grazie all'aiuto dei compagni, diciamo, più vecchi che stavano qui a Chievo, i nuovi si sono integrati benissimo, quindi adesso ci sentiamo tutti parte del Chievo. Il messaggio di Alessandro che vuole sapere qual è l'attaccante più forte che ha incontrato quest'anno. Higuain. Voglio dire, lì ci fermiamo, no? Ci fermiamo tutti quanti, e insomma, anche perché il Napoli, insomma, chiaramente non no, è lì a caso. Non perché ha fatto tanti gol, ma perché è veramente l'attaccante più forte in questo momento in Italia. Arrivano bei messaggi simpatici: Sampdoria Chievo 2 fisso, segna il caccia. Magari, speriamo, me lo auguro. Senti, il gol, tu non sei un attaccante, però la gioia del gol è una cosa che fa parte della natura del calcio, no? Sì. Come il tuo rapporto col gol? Ah, il mio rapporto col gol, diciamo che qualche anno fa era più bello, adesso quest'anno faccio un po' più di fatica, speriamo magari che mi tengo quello giusto per la salvezza, dai, non si sa mai, speriamo. Il messaggio di Mirko al 349-4980-763 che dice: ma senti caccia, anche qui caccia, ma tu sei davvero così birichino? Perché spesso i tuoi compagni di squadra dicono che sei uno di quelli più vivaci nello spogliatoio. Ma sì, cerco di sorridere sempre di cercare di tenere magari il gruppo un po' più su. Però nella mia squadra ci sono altri che sono molto più birichini, molto più diciamo allegri, ecco. Tipo? Così, vabbè, diciamo, come diritto di rivalsa. E Giampiero Pinzi, che sono, diciamo, i nostri giullari, ecco. Scordiamoci Zucca, io mi tengo il caccia, dice questo messaggio. dai. Contento, grazie. I fan sono evidentemente molto contenti. Poi tu sei uno che sostanzialmente fa vedere tutta la generosità che ci mette, cioè non riesci a non esternarlo, no? No, cerco di metterci sempre il 100% in quello che faccio, e poi evidentemente arriva anche alla gente, e questo mi fa molto piacere. La domanda è: qual è il tuo compagno più difficile da smuovere negli scherzi? Ma ecco, questa è una bella domanda. Forse i ragazzi, diciamo, sloveni, così sono un po', a volte un po' più riservati, ma non vuol dire che non scherzano, anzi, anche loro fanno parte del gruppo, però magari ogni tanto sono un po' più riservati. Però è un bel gruppo dove comunque qualsiasi persona accetta lo scherzo, accetta la risata. C'è il messaggio di Vasco che dice: Fabrizio, ti ritieni un giocatore con grandi possibilità di migliorarti tecnicamente? Ma penso che c'è da migliorare sempre, ogni anno, ogni partita, ogni allenamento, ci si può sempre migliorare. Adesso c'è il messaggio di Alberto che dice: senti, per quanti decadi vuoi restare al Chievo Verona? Ma sto bene a Chievo Verona, quindi per rimanerci più possibile. Quando sto bene da una parte è difficile poi poterla lasciare, anzi.
arrivano le domande pepate dei nostri ascoltatori. Senti, qual è l'attaccante più scorretto che hai incrociato? Ah, scorretto, adesso così sui piedi non mi viene. A Mandzukic non l'ho incontrato, però dicono che lui sia uno abbastanza tosto, dai, non scorretto. C'è il messaggio di Lisa, quindi una donna che dice: Fabrizio, ciao Fabrizio, ti adora, però poi dice: unico neo il passato all'Hellas. Purtroppo no. Cioè io comunque non dico, ho fatto 2 anni fantastici all'Hellas, non sono ipocrita, non devo rinnegarlo, anzi, però adesso gioco nel Chievo, quindi adesso solo Chievo. Certo, più volte Fabrizio ci ha detto, no, in questa intervista, guardiamo avanti. Poi credo che quando una persona sta al di là del professionismo, ma proprio ha la passione per qualche cosa, insomma, quando hai una maglia addosso te la devi sentir cucita, qualsiasi sì, colore ma sia. Quello sempre io, qualsiasi squadra vado, in quel momento per me esiste solo esclusivamente quella maglia. C'è il messaggio di Roberto che dice: che cosa ti aspetti, gol a parte, da qui alla fine del campionato? Ecco, mi aspetto quello di migliorare il più possibile la nostra classifica e personalmente le mie prestazioni. Senti, tu che hai giocato appunto nella Sampdoria, lì c'è uno stadio che pur essendo vecchio è particolare perché c'è il pubblico molto vicino. Ecco, voi quando giocate la sentite questa differenza? A Genova si sente, io ho avuto la fortuna di giocarci sia contro la Samp, contro il Genova, che con la Samp, quindi si sente, è bello, è piacevole e ti dà quella carica in più. Se si vince a Genova è salvezza matematica oppure no? Non lo so, non ho fatto i calcoli, però dai, siamo quasi vicini. Caccia, sei tutto del Chievo oppure a fine stagione torni alla Samp? Vabbè, adesso sono in prestito, poi vedranno le due società. Certo, perché poi essere padroni del proprio destino è un po' fatica, vero Fabrizio? Sì, noi siamo un po' così, purtroppo il nostro mondo è questo anche. Ti aspettavi, visto che la piazza del Chievo notoriamente, voglio dire, non è numericamente da grandi numeri, ti aspettavi così tanto affetto dal pubblico oppure sei un po' sorpreso? No, mi fa piacere perché, ripeto, vuol dire che mi hanno imparato a conoscere e ho trasmesso qualcosa a loro di piacevole, quindi questo mi riempie orgoglio e di piacere. C'è un'altra domanda non firmata che dice: qual è la caratteristica più importante che Maran vi dà come calciatori? Maran ci fa credere sempre in noi stessi, ci dà la possibilità di credere in noi stessi, di mettere tutto in campo, e poi dice: se voi quando uscite dal campo avete dato tutto, le prestazioni arrivano. Sandro vuole sapere se in questa stagione, comunque fortunata per il Chievo, c'è stato qualche momento particolarmente difficile. Ma come ogni anno, in ogni campionato c'è sempre un momento particolare. Noi l'abbiamo avuto, dove eravamo un po', diciamo, in crisi, però è normale che a volte succede. Però adesso stiamo andando bene e speriamo di continuare questa striscia positiva da qui fino a fine campionato. Chiedete a Fabrizio di dire la verità, ma quanti anni ha veramente Bizzarri? Ne ha una 30, dai. Sì, ne togliamo 8, va, quindi può giocare sì. Ancora fino a 46-47. Sì, vabbè, si gioca così. Senti Fabrizio, ti lascio l'ultima battuta per salutare sì. Gli amici e ovviamente ringraziarti per essere tornato a casa Chievo. Ringrazio tutti, saluto tutti, auguro a tutti una buona serata e speriamo di continuare questa striscia positiva e di toglierci grandi, grandi risultati col Chievo. Un saluto a tutti. Ciao altrettanto, mentre sul ciao. Display mi appare buona caccia serata. Facci un gol, caccia facci un gol. Ciao Fabrizio, ciao grazie. Buona serata.